Bene, buonasera a tutti, benvenuti al quarto webinar della serie PMI Smart Desk organizzato dal Comune di Pordenone. Volevo avvisarvi che è iniziata la registrazione della sessione. Ora invito la dottoressa Emanuela Fattorel, direttrice della Camera di Commercio di Pordenone, a iniziare ad aprire la sessione con un indirizzo di saluto. Prego, dottoressa. Eccoci Ecco, qua. buongiorno, buongiorno a tutti quanti, spero mi vediate, che la luce sia Sì, confermo. perfetto. Allora io innanzitutto volevo precisare che non sono direttrice, ma sono vice segretario della Camera di Commercio, perché come voi sapete la Camera di Pordenone e la Camera di Udine si sono unificate e quindi in questo accorpamento io rivesto il ruolo di vice direttore, quindi è con piacere che porto comunque vi porto il saluto del Presidente della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo e faccio questo breve intervento di saluto, questo indirizzo di saluto, così ricordando quello che in questo periodo, perché stiamo parlando di questo periodo un po' particolare appunto per le imprese, in questo periodo la Camera di Commercio Unita, qui di Pordenone e Udine, hanno realizzato per le imprese. Beh, come istituzione chiaramente i servizi proprio per l'emergenza hanno subito una modalità un pochettino particolare, un po' come tutti gli enti pubblici, però volevo ricordare che tutti i servizi istituzionali sono rimasti aperti in questo periodo, nonché benché su appuntamento e che quindi con le necessità che l'emergenza richiedeva. E poi volevo ricordare appunto, visto che il tema di oggi sarà appunto la gestione, l'accesso al credito e quindi come interloquire con gli istituti di credito, che il 27 marzo, quindi in piena emergenza, la Camera di Commercio ha deliberato appunto un intervento a favore delle imprese che consisteva appunto un piccolo intervento, ha messo a disposizione una cifra per poter supportare le imprese, sostenerle in quella che era la commissione per le garanzie che potevano essere assegnate dai Confidi, proprio per le imprese che in quel momento si trovavano in una necessità. E ricordiamo che in quel momento lì non c'erano ancora le normative che prevedevano le agevolazioni appunto per le imprese, le normative nazionali. E purtroppo devo dire che il bando si è chiuso il 31 luglio e quindi ha coperto questo primo momento di emergenza e poi ci saranno delle valutazioni che potrà fare la Giunta se riapplicare e rimettere a disposizione. Io ricordo anche che, così a titolo sempre di informazione, in questo periodo, in cui comunque gli uffici chiaramente hanno lavorato in smart working, abbiamo erogato a favore delle imprese, quindi proprio nel periodo dal 12 marzo fino a un importo complessivo di quasi 10 milioni di euro che derivano appunto o da finanziamenti appunto della regione, delegati alle Camere di Commercio, o appunto, come dicevo prima, da questo bando che è stato a favore delle imprese. E quindi voglio dire, la Camera di Commercio è presente e chiaramente sia come istituzione con i servizi istituzionali, sia con le attività di agevolazione, siamo a disposizione appunto delle imprese per quelli che sono i canali aperti. E volevo quindi sì, chiudo perché era soltanto un intervento introduttivo, quindi ricordare, intanto mi scuso perché non potrò partecipare all'incontro fino alla fine, però volevo ricordare che siamo a disposizione per se ci sono domande, le mandate appunto all'organizzazione qui e perché saranno girate a noi e noi risponderemo in merito appunto alle agevolazioni in corso e a questi sostegni che in questo periodo effettivamente la Camera può dare a favore delle imprese. Io ringrazio il Comune per questa iniziativa che effettivamente si accompagna ad altre iniziative che in effetti abbiamo fatto
come Camera di Commercio, appunto, questi webinar, diciamo, in questa nuova, diciamo, con questa nuova modalità, chiaramente ci stiamo veramente, siamo molto contenti perché effettivamente abbiamo un aumento di imprese e possiamo colloquiare veramente con tante imprese perché ci dà l'occasione di vederci in tanti in una situazione di minor spostamento proprio fisico. E quindi abbiamo lanciato anche noi diverse, diciamo, diverse iniziative di questo genere, anche appunto con, in collaborazione appunto con il Comune di Pordenone, anche nell'ambito del progetto Periferie, progetto Pordenone 22, 2020, che è il progetto appunto di una città per tutti, quindi i 20 e Pordenone. Quindi io ho fatto così un'introduzione un po' proprio rapidissima su quelle che sono le iniziative che stiamo portando avanti e quindi ringrazio e passo la parola al dottor Bacci per entrare nel focus, diciamo, della giornata e dell'intervento di oggi. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie a lei, dottoressa Fattorelli. Prego, dottor Bacci. Buonasera. Innanzitutto, verifica dell'audio e diciamo sostenibile, perfetto. Allora Sentiamo. cominciamo la presentazione. Innanzitutto ringrazio la dottoressa Fattorel per l'introduzione e partiamo subito con il quarto ed ultimo appuntamento collettivo. Oggi parliamo di accesso al credito. Come interloquire con gli istituti di credito? Un tema non semplice, cercheremo di affrontarlo come con gli altri interventi, con un taglio pratico, ovviamente tenendo conto anche della trasversalità del pubblico. E anche quest'oggi parleremo chiaramente di cosa e come. Nel primo webinar abbiamo affrontato il tema del perché, quindi analizzato lo scenario derivante dall'emergenza Covid. Ragionato sulle modalità di presa di consapevolezza dei propri mezzi. Abbiamo proseguito con il secondo webinar, ragionando di gestione economico-finanziaria. L'appuntamento di oggi è una naturale, diciamo, prosecuzione del webinar sulla gestione economico-finanziaria. Abbiamo parlato nel terzo webinar di finanza agevolata, molto importante, diciamo, ne riparleremo anche oggi. E quest'ultima giornata, appunto, vuole essere un po' una discussione, o meglio un ragionamento, su qual è il migliore approccio per andare in banca e farci finanziare i nostri progetti, ovviamente di rinascita, piuttosto che le nostre progettualità. Quarto, appunto, appuntamento, accesso al credito. Partirei subito con i contenuti dell'intervento. Il tema, l'abbiamo visto, nasce proprio dall'emergenza Covid, che ha creato un disequilibrio molto forte nelle dinamiche economico-finanziarie. L'abbiamo visto durante il secondo webinar. Il tema dell'accesso alla liquidità è diventato un fattore fondamentale, ma vedevamo, abbiamo visto nel secondo webinar, da gestire con estrema consapevolezza, con estrema attenzione. Quindi, qual è l'approccio migliore da tenere con le banche? Cioè, è cambiato qualcosa tra il prima e il dopo? Queste sono due domande che in qualche modo ci facciamo. Il taglio, come vi dicevo, vuole essere un taglio assolutamente pratico, operativo. Quindi, nella gestione economico-finanziaria abbiamo ragionato su quanto denaro chiedere, se e quanto. Oggi invece concentriamo la nostra attenzione sul come rappresentare i nostri fabbisogni di risorse alla banca. Che strumenti utilizziamo? Anche qui, l'idea è di ragionare su un set di strumenti, tra virgolette, immediatamente cantierabili. Ecco, quindi una parte reperibile online, una parte di questi addirittura gratuiti. E un'altra parte invece costruiti, come abbiamo ragionato l'altra volta, abbiamo parlato di business model, di flussi di cassa, di margine, di conto economico. Oggi invece ragioneremo su un altro tipo di strumento. Parleremo principalmente di business plan. Anticipiamo un attimo le conclusioni, andiamo subito a vedere l'assassino.
I temi che vogliamo affrontare oggi sono sicuramente parole chiave che nei confronti delle banche, nel rapporto con la banca, sono, a nostro parere, importanti. Primo tema, trasparenza. Essere trasparenti nelle nostre, diciamo, nella rappresentazione dei nostri fabbisogni è assolutamente indispensabile. Completi nelle informazioni che noi diamo, anche non tutte in un'unica volta, ma per pacchetti progressivi. Tracciabile, quello che noi andiamo a rappresentare alla banca deve essere tracciabile. Teniamone questo non solo per nostra, ma per una ricostruzione, altrimenti rischiamo di dare informazioni diverse, interlocutori diversi in momenti diversi. Quindi tracciabilità delle informazioni che noi diamo, ordine fondamentalmente. Quarta parola chiave, direi, anticipare. Le banche non amano scoprire le cose in ritardo, le banche amano conoscere, pianificare, conoscere le informazioni prima. Le banche sono dei grandi intermediatori di informazioni, oltre che di fiducia, vedremo. È importante anticipare quello che noi vogliamo fare, raccontare quello che vogliamo fare. Oggi vedremo uno degli argomenti principali, è un po' il tema del linguaggio, no? Se l'impresa deve in qualche modo probabilmente imparare un linguaggio, chiamiamolo finanziario, per poterlo interloquire con la banca, forse anche il punto che la banca deve imparare un po' a non utilizzare una terminologia alle volte oscura e non sempre comprensibile. Probabilmente il tema del linguaggio è un punto di incontro molto importante sulla strada di un buon rapporto tra banca e impresa. Però procediamo. Abbiamo visto anche l'altra volta alcuni spunti tratti, diciamo, dai giornali, ne rivediamo uno, no? Domande di accesso al fondo interbancario al fondo di garanzia presso il Medio Credito Centrale, 55 miliardi di finanziamento richiesti, questi sono stati richiesti in banca. Ovviamente altri articoli, vedete, prestiti Covid a rilento perché frenano i finanziamenti alle imprese. Quindi il tema del rapporto con le banche è un tema sotto la lente, è un tema su cui anche molte volte si specula, si ha una grossa narrazione su questo tema. Non è sempre lineare, non è sempre semplice, ma in qualche modo ci sono, e magari cerchiamo oggi di raccontare, delle buone pratiche che con l'esperienza abbiamo in qualche modo organizzato, che si possono utilizzare per migliorare questo tipo di rapporto. Entriamo un po' nel vivo delle cose. Innanzitutto, chiediamoci chi abbiamo di fronte, no? Chi è la banca? Chi è questa impresa che abbiamo di fronte, questa istituzione, no? Cerchiamo anche di, ed è un po' anche la motivazione, un po' il fil rouge dell'incontro di oggi, cercare di guardare le cose anche dall'occhio del nostro interlocutore, non sempre dal nostro punto di vista, perché è importante cambiare prospettiva per capire se ci sono dei margini di miglioramento nelle presentazioni, nel come noi ci presentiamo. Però per prima cosa cerchiamo di capire chi abbiamo di fronte. La banca fondamentalmente è un'impresa che sicuramente in un mercato particolare, un mercato regolamentato, delicato, ma è un'impresa che sta sul mercato e cerca di fare business, interpretando il proprio modello di business. Ne abbiamo parlato nel secondo intervento. C'è un modello di business anche per le banche. Anche loro perseguono i loro scopi, che sono statutari. Ci sono diversi tipi di banche. Ci sono banche d'affari, banche commerciali, banche di credito cooperativo, public company, cioè varie, diciamo, tipologie di banche. Alcune più orientate verso un certo tipo di clientela, verso un certo tipo di operazioni, alcune specializzate, ma fondamentalmente tutte sono delle imprese. E cercano in qualche modo di ampliare la propria base di clientela e di vendere qualcosa ai propri clienti. Ne abbiamo parlato la volta precedente, quando ho detto chi, no? Il che cosa e chi, no? Cioè, che cosa vendiamo e a chi, ai nostri clienti. Allora, principalmente, le banche, certo, vendono finanziamenti. Il ricavo consiste nell'interesse percepito sul finanziamento. Ma non solo, e forse non soltanto. Vendono dei servizi di base. Servizi semplici,
un conto corrente, servizi di pagamento, servizi di incasso. Ne abbiamo tutti, penso, esperienza su quali sono i propri servizi base, per esempio di un conto corrente, per esempio di una raccolta titoli, di un dossier titoli, quindi servizi di intermediazione di pagamento. Il ricavo consiste nelle commissioni percepite per l'esecuzione di questi servizi. Poi le banche vendono anche servizi un po' più avanzati, quindi servizi rivolti per particolari segmenti di clientela, per particolari tipi di operazione. Per esempio, chi lavora con l'estero conosce molto bene i servizi che le banche in qualche modo erogano, no, per il rapporto, per esempio, degli incassi e pagamenti con l'estero. Servizi più avanzati nella gestione, per esempio, del risparmio. Servizi più avanzati, per esempio, nella gestione degli anticipi della contrattualistica. Quindi, diciamo, vari tipi di servizi, ma di un po' un livello più avanzato. Bene, probabilmente la componente del business più interessante oggi per la banca è proprio questa. Per un doppio motivo. Da un lato, perché probabilmente, dato l'andamento dei tassi di interesse, oggi i servizi sono un'area di redditività maggiore. Dall'altro, anche perché probabilmente assorbono, come si dice, meno rischio, portano meno rischio alla banca. Su questo vi invito a riflettere, anche questa è una fonte di stampa del 29 luglio, si sente sempre parlare di crediti deteriorati, no? I famosi NPL, non performing loans. Si stima che la crisi scatenata dalla pandemia del Covid porterà 400 miliardi di perdite sui conti delle banche europee, quindi sono sostanzialmente dei denari che le banche hanno prestato che loro non vengono restituiti. Quindi il tema del finanziare qualcuno porta ragionevolmente maggior rischio alle banche. Le banche sono interessate in qualche modo a vendere anche servizi. Questo perché lo dico? Questo teniamone sempre conto nel nostro rapporto con la banca, in quanto probabilmente vendere solo un finanziamento per la banca non è più così attrattivo. Oggi è molto più interessante per la banca un cliente che lavora, che in qualche modo utilizza i servizi che la banca mette a disposizione. Come molti di voi avranno sentito parlando, no, con il proprio direttore di banca, oggi è importante movimentare il conto corrente, fare delle operazioni. Lo vedete anche dalle offerte che le banche fanno, dalle offerte commerciali, quindi offerte che rendono sempre più conveniente le tariffe applicate, tanti più sono i servizi che in qualche modo vengono utilizzati, no, dai propri clienti. Quindi anche questo è importante. Quando ci rivolgiamo alla banca, teniamo ben presente che uno degli elementi per la banca importanti, trainanti nelle decisioni, no, verso i propri clienti, è che il cliente sia un cliente redditizio. Cliente redditizio è anche un cliente che lavora molto bene, che fa girare il conto corrente, che in qualche modo utilizza i servizi di incasso e pagamento, che utilizza tutta quella serie di servizi che per la banca sono redditizi. Bene, innanzitutto abbiamo cercato di metterci un po' nell'ordine, no, di questa banca, però il rapporto non è sempre semplice. Io ho trovato un'immagine che è questa, e che devo dire, alle volte mi ha richiamato un po' il rapporto, no, che il cliente ogni tanto pensa di aver avuto con la banca. Però, dicevo, io ho cercato di mettere in sicurezza qualcosa, ho messo in sicurezza una ruota, mi hanno rubato tutto il telaio della bicicletta, no? E sono rimasto un po' così colpito da quello che è successo. Però, dall'altra parte, questo stesso ragionamento molte volte può essere applicato al punto di vista della banca. Quindi è un'immagine un po' ironica, se vogliamo, però riflette quello che può essere un punto di vista di entrambi. E quindi su questo magari cerchiamo di fare qualche riflessione in più, proprio sul fatto che il rapporto non è un rapporto storicamente semplice. C'è una storia. Il settore bancario veniva chiamato la foresta pietrificata fino agli anni, diciamo, 90, dico il XX secolo, ma vuol dire, si parla di 20 anni fa fondamentalmente, di 30 anni fa. E dagli anni 90 in poi, probabilmente è uno tra i settori che ha subito delle dinamiche interne di cambiamento veramente profonde, impattanti, rapide,
i cui tratti sono riconoscibili e sono stati riconosciuti assolutamente dai clienti. Pensiamo la quantità di concentrazione, fusioni di banche. Sono sparite tantissime banche. Sono stati aperti, chiusi, ceduti, migrati sportelli. C'è stata una digitalizzazione spinta dei canali di comunicazione e di operatività con la banca. Molte volte qualcuno oggi non ha più accesso fisicamente ai locali della banca, ma lavora tutto laddove possibile online, costa anche molto meno. C'è stata una concentrazione delle facoltà dei poteri decisionali. Quindi molte volte ci si rivolgeva alla propria banca, al proprio direttore, magari pensando che lui potesse in qualche modo decidere autonomamente se in qualche modo finanziare o non finanziare i nostri progetti. Questo non è più così semplice, anzi probabilmente il nostro punto di riferimento in filiale non ha più questi poteri. Quindi esiste una catena che in qualche modo alle volte va conosciuta, no? Per approcciarsi al meglio. C'è stata sicuramente una riduzione del personale molto forte. Se andiamo a vedere le statistiche, il numero dei bancari in Italia è tra i settori che ha proprio subito una riduzione più drastica. Il tema è, oltre al numero, sono venute meno anche tutta una serie di competenze. Questo è un punto davvero importante, cioè competenze di persone che in qualche modo capivano le esigenze delle aziende con cui avevano a che fare. Sono state portate avanti delle riorganizzazioni interne molto profonde e sono ancora in atto. Ci sono anche dei tentativi di riorganizzazione. Qualcuno parte le cosiddette portafoliazioni. Noi ogni tanto, magari come impresa, ci viene detto: guardate, voi siete seguiti da questa persona che magari sta non nel vostro sportello di riferimento. E questa cosa può cambiare nel tempo. Cambia il gestore di riferimento. Cambia il segmento di clientela che in qualche modo a cui voi appartenete. Queste sono delle riorganizzazioni che le banche hanno promosso negli ultimi anni. Ecco, questo fenomeno è diventato molto, molto, alle volte anche caotico, quindi in qualche modo generando delle conseguenze anche per i clienti. Proviamo a guardare, no, il trend in questi rapporti, no? In passato, quindi parliamo, no, in pratiche che vediamo negli ultimi 10, 15, 20 anni, no? Tendenzialmente chi aveva rapporti con la banca tendenzialmente cercava di avere rapporti verso più banche. Chiaramente il costo del denaro a suo tempo incideva molto più del costo dei servizi. C'era un'offerta, una domanda di credito più basata su quello che era una conoscenza personale, più personale che sui fondamentali delle aziende o dei loro progetti. Una, chiamiamola, economia di relazione. Il lead time nei rapporti era sempre stato lungo, no? Quindi bisognava prendersi molto per tempo, no? Prima di avere un certo tipo di risposta. C'era anche la tendenza, io ho messo fornire con parsimonia le informazioni gestionali, ovvero era un po' quello che i latini dicevano divide et impera, no? Quindi io non fornivo tutte le informazioni a tutti, ma davo a ciascuno un pezzettino di informazione, no? Avendo molti rapporti. E questa è stata una caratterizzazione del nostro rapporto, del rapporto dell'impresa con le banche, fino a un po' di tempo fa. Cos'è cambiato oggi, no? Perché chiaramente le dinamiche di relazioni sono importanti in come noi ci rapportiamo con dei nostri, mi viene da dire, partner a questo punto. Oppure qualcosa di diverso, adesso ci ragioniamo. Oggi si tende a concentrare il numero delle banche. Beh, i costi dei servizi, quindi anche diciamo avere un conto corrente, è diventato più oneroso. Quindi è diventato più oneroso gestire un numero di banche alto. Alle volte si tende a guardare la banca come un fornitore tra i tanti. Su questo è un tema che dovrebbe diventare proprio oggetto di riflessioni, no? Si tende a privilegiare il canale telematico, quindi la digitalizzazione è entrata in maniera preponderante nel come noi ci relazioniamo alla banca. Ma attenzione, è anche come la banca si relaziona a noi, come la banca vede noi. È un punto che esploreremo poi, ma diciamo,
l'analisi che di noi viene fatta da parte dei sistemi, quindi un'analisi automatizzata sulla base dei rating, è un punto di partenza fondamentale. Non è più solo una conoscenza diretta, una relazione, ma è anche uno scalino di partenza che è dato da come il sistema, diciamo, ci vede. Di questo poi affronteremo un pochino più nel dettaglio le cose. Quindi c'è un tema di tecnologia che ha moltiplicato sia la velocità con cui noi ci rapportiamo alle banche e ha dato un accesso decisamente diverso alle informazioni disponibili. La tecnologia ha probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente limitato una discrezionalità di quella che sono le persone con le quali noi ci relazioniamo allo sportello. Sicuramente, torno al tema di prima, l'attenzione al rischio è massima. Quindi l'attenzione a portare a casa i denari che in qualche modo la banca impresta ai propri clienti è veramente massima. Su questo c'è un punto che magari adesso citiamo, che è il tema delle garanzie. È un punto rimasto in mezzo al guado. Allora, in che senso in mezzo al guado? In passato si tendeva, no, chiaramente a gestire l'offerta di credito sulla base principalmente delle garanzie prestate. Quindi, indipendentemente dal progetto, con una buona garanzia era più facile accedere al credito. Oggi il tema delle garanzie dovrebbe essere più legato alla bontà delle progettualità che vengono in qualche modo rappresentate alle banche, progettualità che hanno un loro intrinseco rendimento, una ragionevole certezza di portare a casa il risultato. Quindi il tema delle garanzie dovrebbe essere in qualche modo venuto bene. Ci sono, come era stato citato nell'introduzione, poi strumenti anche nuovi, no? Garanzie che non sono semplicemente le garanzie di una volta, quindi l'immobile, il capannone, ma anche organi consortili come i confidi, che in qualche modo intervengono a livello di sistema per poter portare delle garanzie. Il fondo centrale di garanzia è quello che in questo momento si sta facendo carico di garantire la liquidità che viene immessa sul mercato proprio a seguito della pandemia Covid. Quindi il tema della garanzia probabilmente però non è ancora stato sdoganato completamente. Tutt'oggi la banca tende laddove può, proprio per mitigare quella che è l'attenzione massima al proprio rischio, ad avere ancora un atteggiamento, se vogliamo, conservativo sul tema delle garanzie. Quindi non sempre il progetto basta, non sempre una buona proposizione progettuale sufficiente per rendere sostenibile dal punto di vista bancario il progetto. Ecco, qui probabilmente è importante comunicare molto bene, ragionare insieme anche alla banca per trovare delle soluzioni, perché non sempre il tema delle garanzie è gestito in maniera lineare. Ecco, un suggerimento che io do è non lasciare questo tema come, no, sotterraneo, ma esplicitarlo fin dall'inizio delle nostre interlocuzioni, cioè chiarire già da subito quali sono le nostre, diciamo, idee in termini di garanzie e quali sono invece le idee della banca, proprio per capire se questo punto in qualche modo può trovare una convergenza oppure siamo totalmente distanti. C'è ancora comunque sicuramente la tendenza a proteggersi da parte del sistema. Ecco, dato questo, se vogliamo, spaccato, no, storico, ma che in qualche modo fa vedere se è cambiato qualcosa, non solo rispetto al tema Covid, ma in qual è la modifica dei rapporti sulla banca, procediamo e ho provato a declinare una piccola checklist che chiamiamo self-assessment, no, prima di andare a colloquio con una banca. Ecco, anche qui, no, ragioniamo prima, cerchiamo di guardare le cose da punti di vista differenti prima di andare in banca. Facciamoci un'analisi, un'autoanalisi. Da dove partire? 4 passi. Primo passo, controllo della propria posizione nelle banche dati. Questo è un tema che esploreremo.
Allora, esistono delle banche dati, peraltro anche gratuite, fruibili gratuitamente da parte del cittadino e dell'impresa, che ci fanno vedere, ci danno una panoramica del punto di vista di come il sistema bancario ci vede. Ma addirittura vi dirò che noi abbiamo un punto di vista addirittura privilegiato rispetto alla singola banca, perché mentre la banca vede la nostra posizione come elemento complessivo, noi la vediamo spacchettata nei singoli elementi. Verifica quindi della centrale rischi presso la Banca d'Italia. È gratuita, poi vedremo come accedervi. Ho fatto una piccola slide di informazione. La centrale rischi Banca d'Italia tiene sotto controllo, monitora i rischi. Sono rischi per affidamenti superiori ai 30.000 euro. Oppure, in seconda battuta, o anche in aggiunta, consultare quello che è il proprio rating. Rating vale questo per le società di capitali. Questo è un servizio a pagamento, però è un servizio assolutamente, come dire, sostenibile. I costi sono ragionevoli, non sono... Perché noi, in qualche modo, siamo monitorati attraverso le banche dati pubbliche. Quali sono i nostri bilanci, l'andamento dei nostri bilanci. E anche su questo ho fatto un piccolo approfondimento e vi porterò qualche dettaglio in più. Quindi innanzitutto cerchiamo di capire, nel momento in cui mettiamo il piede in banca, come ci vedono, verificando ex ante qual è il punto di vista del sistema. Due, cominciamo a farci quella che viene chiamata SWOT. SWOT è un termine, Strength, Weakness, Opportunity and Threats, è un quadrante che identifica i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza. È un sistema ormai sdoganato anche nella finanza agevolata, quindi chi di voi ha fatto anche domande di finanza agevolata si è trovato a dover costruire una SWOT. È una cosa molto semplice, ne ho fatto un esempio successivamente nelle slide. Quindi innanzitutto cerchiamo di rappresentare in modo corretto, vi dicevo trasparenza all'inizio, quali sono le logiche su cui noi basiamo le nostre decisioni di investimento, in questo caso i nostri progetti, punti di forza, punti di debolezza. È chiaro che sarebbe bene ragionare con la banca già avendo molto ben chiaro questo quadro. Terzo punto, simulazione economico-finanziaria. Questo ne abbiamo parlato nel webinar sulla gestione economico-finanziaria. Allora, costruire una proiezione del dato dei ricavi dei flussi di cassa. La banca vuol sapere principalmente, al di là del tema garanzie, che per amor di Dio è importante, però le banche non sono delle immobiliari. Il avere un immobile a garanzia bene, ma le banche non hanno nel loro obiettivo essere proprietari immobiliari, vogliono riavere i loro denari indietro. Quindi noi dobbiamo dare un'idea di continuità nel medio-lungo periodo, e la volta scorsa abbiamo detto la continuità deriva dai ricavi e dal margine che questi portano, ma soprattutto dobbiamo poter dimostrare che i denari che andiamo a chiedere siamo in grado di ripagarli. Questo viene fatto tramite la logica dei flussi di cassa. Quarto ed ultimo punto, anche se non vedetelo strettamente in ordine cronologico, l'ho fatto proprio solo in una modalità per essere più chiaro nella descrizione, cercare di rappresentare bene il nostro progetto, le nostre esigenze. Quindi anche in maniera sommaria, limitata per alcuni punti, cioè cerchiamo di descrivere che cosa vogliamo fare e i risultati che vogliamo raggiungere. Non si può andare, c'è bisogno di denaro. Perché? A cosa serve? E per quanto tempo ti serve? No? Come intendi ripagarlo? Sono tutte domande che non hanno nulla di personale, ma sono perfettamente connaturate a un investitore che in qualche modo dà dei denari per finanziare un progetto e vuole sapere, vuole farsi anche lui un'idea se ragionevolmente ha la probabilità di riportarli a casa. Anche monitorando, questo è un punto molto importante, la situazione, nel senso che progettualità che possono avere uno sviluppo temporale anche di anni, pensiamo mutuo, un investimento su un macchinario si ripaga nell'arco di alcuni anni. Quindi è importante che poi la banca in qualche modo abbia la possibilità, per essere proprio più serena, anche dal suo punto di vista, di avere dei paletti, cioè un monitoraggio della situazione. Quindi noi dobbiamo dire che cosa vogliamo fare e in corso d'opera andare a raccontare che cosa stiamo facendo. Questo, a mio avviso, è una piccola checklist che
viene anche incontro al punto che vi dicevo inizialmente, cioè cerchiamo di costruire innanzitutto un tema di linguaggio comune. Magari non deve essere troppo tecnico, qui anche la banca sta cercando chiaramente di innovare quelli che sono i propri linguaggi, no? Chiaramente cercando di mantenere il punto sui contenuti. Dall'altra parte, imparare anche noi a costruire una rappresentazione chiara delle nostre progettualità. Noi abbiamo delle idee, abbiamo ben probabilmente molte volte in testa come portarle avanti, cerchiamo di rappresentarlo anche all'istituzione, al partner che in qualche modo ci va a finanziare. Allora entriamo un po' più però nella parte come banche dati. Ci sono delle banche dati pubbliche che a mio avviso non sempre hanno la dovuta attenzione. Allora partiamo dalle prime. Centrale Rischi Banca d'Italia. Allora, gratuitamente, perché questo è un servizio accessibile, io vi ho messo anche il sito, il link sottostante, ogni cittadino può accedere alla propria centrale rischi, la famosa CR. La centrale rischi ci dice quanti debiti noi abbiamo superiori ai 30.000 euro e con che tipo di istituzioni noi li abbiamo. Ci segnalano se stiamo ripagando, qual è la nostra situazione, ci danno uno spaccato importante. E a noi stessi lo danno diviso banca per banca, mentre la nostra banca può accedere solo al suo dato e collettivamente in un'unica visione al dato di tutti gli altri. Quindi abbiamo un'informazione puntuale. Basta collegarsi al sito della Banca d'Italia. Se avete la SPID, cosa che io auspico che tutti possano avere, si accede direttamente e in tempo reale praticamente voi avete la risposta. Se siete una persona fisica o che siate anche il rappresentante legale di un'azienda, voi potete accedere a questi dati. Non avete la SPID, potete fare una PEC inoltrando la richiesta assieme alla fotocopia di un vostro documento d'identità e vi viene risposto in un tempo veramente ragionevole, di solito una giornata, massimo due. Questo è un check che vale la pena fare periodicamente per capire come il sistema ci sta guardando. C'è poi un altro accesso che magari è meno importante in questo momento, la centrale di allarme interbancaria, che è quella che in qualche modo rileva le anomalie, quindi delle mancati pagamenti, no? delle pagamenti non andati a buon fine sulla persona. Non è l'oggetto del nostro, ma anche questa è accessibile in qualche modo gratuitamente. Un altro servizio che non sempre è conosciuto, l'imprenditore può rivolgersi alla Camera di Commercio, abbiamo detto la volta precedente, oltre che essere gestori di fondi, no, erogare anche degli interventi sul territorio, sono anche degli straordinari, secondo me, fornitori di informazioni, di dati. Lo dicevo l'altra volta quando parlavamo dei business model, no? Ci consentono di studiare il nostro territorio. Bene, c'è un altro servizio che è un portale dove l'imprenditore gratuitamente può accedere a tutta la documentazione ufficiale relativa all'impresa. Anche qui, o con la SPID oppure con la Carta Nazionale dei Servizi o con, insomma, in qualche modo l'autenticazione digitale. Questo kit informativo al legale rappresentante fornito gratuitamente è normalmente il set informativo preliminare che tutte le banche chiedono. Quindi abbiamo dentro una camerale, quindi la struttura di governance, tutta la storia diciamo, della società, cosa è successo, le quote di partecipazione, uno storico dei bilanci, documenti accessori che hanno in qualche modo originato passaggi di proprietà. Sono informazioni che qualsiasi banca in una fase iniziale di un rapporto vi chiederà. Quindi sono informazioni fondamentali da tenere sotto controllo. È un pacchetto informativo gratuito lì disponibile. Quindi ecco, impariamo a usarlo. È peccato non utilizzare questi strumenti. Non solo, abbiamo detto: ok, questo è un servizio a cui noi possiamo accedere gratuitamente. Tema molto importante è invece quello del rating. Cos'è un rating? Il rating è fondamentalmente un giudizio sul merito creditizio. Sostanzialmente ci dice qual è la probabilità che un soggetto sia in grado di ripagare, no, in un prossimo futuro i propri debiti. Si parla di corporate credit rating quando si parla di impresa. Questo
Questo rating, in qualche modo, deriva da un processo di analisi che si compone di un'analisi dei dati quantitativi e andamentali. Tutto questo è fatto attraverso consultazione di banche dati pubblici. Il rating è uno strumento conoscitivo, quindi le banche hanno un proprio rating, ci sono dei rating forniti da società appositamente riconosciute che utilizzano principalmente nuove tecnologie, quindi intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, per creare algoritmi di valutazione. Alcune sono in qualche modo anche riconosciute a livello internazionale o dagli organismi regolatori. Poi vedremo, ho fatto anche qualche link informativo. Quindi andare a valutare il nostro punteggio attraverso il rating è un altro modo di vedere come il sistema in qualche modo ci vede. Il rating va a misurare quella che è la nostra redditività, la nostra capacità di far fronte agli impegni, la solvibilità e in qualche modo la nostra liquidità, cioè di far fronte ai nostri impegni in maniera pronta, immediata. Quindi maggiore, no? È l'equilibrio tra questi indicatori, più alto è il nostro punteggio. Come avviene normalmente, come ci si pone di fronte a una valutazione di rating? Normalmente le valutazioni di rating hanno un impatto visivo richiamato da colori. Ve ne ho rappresentate un paio e vi ho citato un paio di esempi, due. Una è Mod Finance. E una CRIF sono tra le più famose. Attenzione, sono servizi a pagamento, quindi dovete valutare prima quanto costa accedere a una valutazione. Molto probabilmente noi siamo già abituati ad accedere a queste banche dati perché attraverso queste banche dati facciamo la valutazione dei nostri clienti e dei nostri fornitori. Quindi noi, in qualche modo, chi fa acquisti o chi si occupa di finanza in azienda, prima di riconoscere dilazione di pagamento, attribuire fidi commerciali, consulta il rating. Bene, utilizziamo questo rating anche noi prima di andare in banca, scarichiamo il report, vediamo come il sistema in qualche modo ci classifica e cerchiamo di capire perché, come viene data questa valutazione, no? Quindi non sorprendiamoci, soprattutto anticipiamo, non arriviamo in banca e facciamoci dire: ma attenzione, da un'analisi risulta che. Anticipiamo queste considerazioni portando magari anche dei razionali e delle spiegazioni a supporto. Ce ne possono sicuramente essere molte volte. Il rating, quindi è un po' come strumento conoscitivo, fa parte di quello che viene chiamato il mondo un po' del fintech, il fintech a supporto dell'impresa. Anche qui forse è opportuno fare un piccolo momento di approfondimento. Che cos'è il fintech di cui si sente molto parlare e come questo fintech viene in aiuto alla nostra impresa? Beh, una parte l'abbiamo capita, no? Il fintech, quindi le società di rating principalmente sono considerate afferenti al mondo del fintech. Ci aiutano in qualche modo a capire come il sistema ci vede, ci danno delle indicazioni, ci danno una pagella fondamentalmente, però una pagella riconosciuta dagli istituti di credito a cui noi ci rivolgiamo. La parola fintech nasce dall'unione di due parole, no? Finance e tech technology, e identifica un po' quella branca dell'economia che è inerente alla digitalizzazione in generale, l'utilizzo della tecnologia, quindi parliamo di intelligenza artificiale, big data, applicata però al mondo bancario e finanziario. Il fintech è in qualche modo stato spinto da due elementi, uno tecnologico, quindi l'era di internet e del mobile e del mobile, ed in seguito alla crisi finanziaria del 2008. Ma al di là di questo, che è una curiosità, come ci può essere utile il fintech? Qui si apre un mondo che vale la pena di quantomeno conoscere, esplorare e poi decidere se in qualche modo utilizzare. Prima utilità l'abbiamo vista, credit scoring. Quindi ci aiuta, ci dà un supporto per capire come la comunità finanziaria ci vede. E quindi per poter conoscere meglio i nostri clienti, i fornitori, i nostri partner. Ma non solo. Esistono delle società fintech che svolgono quello che viene chiamato un servizio di direct lending, quindi prestito diretto. Sono prestiti erogati da imprese a imprese. Ci sono delle piattaforme autorizzate, chiaramente, che svolgono questo tipo di attività, disintermediando il tradizionale sistema bancario. Vi ho messo anche alcuni riferimenti, questo per esempio.
è un articolo di Borsa Italiana che esplora questo aspetto. Perché ero, diciamo, andare a in qualche modo raccontare un nostro progetto a una piattaforma fintech? Beh, tante volte può essere che ci siano delle valutazioni fatte proprio sulla base, per esempio, dei rating, anzi, sono fatte assolutamente sulla base dei rating. Imprese che imprestano imprese molte volte conoscono molto bene quali sono le dinamiche di settore. Uno dei grandi punti, no, è che la finanza tante volte ha dei tempi diversi dall'impresa e ha delle modalità di un linguaggio diverso da quello dell'impresa. La finanza non sempre segue quelli che sono i tipi ciclici, i cicli tipici di un'industria o di un particolare tipo di settore. Quindi tante volte prestiti da impresa a impresa attraverso delle piattaforme autorizzate possono aiutare a uniformare il linguaggio. È un qualcosa che ha preso piede. Se andate a leggere, no, quello che vi ho segnalato, troverete anche dei brand anche abbastanza conosciuti che si cominciano a quantomeno a conoscere. Il voice trading è un altro punto che afferisce al mondo del fintech, cioè l'anticipazione di fatture, no? Quindi smobilizzo delle fatture, non le devo smobilizzare semplicemente in banca. Ci sono degli operatori specializzati del mondo del fintech che sulla base di quali sono le risultanze di un'analisi fatta attraverso il rating nostro e dei nostri fornitori ci aiutano a smobilizzare i crediti commerciali con evidenti in qualche modo vantaggi perché non andiamo a caricare i nostri affidamenti in centrale rischi, ma semplicemente utilizziamo dei crediti che noi abbiamo già in portafoglio, sono già nostri, dobbiamo semplicemente incassarli nel lungo, soprattutto chi lavora con i grandi player. Ma non solo. Ne avete sentito parlare, crowdfunding equity, quindi partecipo al progetto con delle quote o prestiti per particolari tipi di progetti. Sono anche questi operatori specializzati che intervengono all'interno del mondo del fintech. Anche qui vi ho messo una serie di riferimenti. Non da ultimo, avendo voglia di approfondire questo tema, qui era semplicemente lanciando degli spunti, no, per capire dove andare ad approfondire, sul sito di Banca d'Italia, no, c'è una recente, quindi di 20 dicembre 2019, un'indagine sullo stato del fintech nel sistema finanziario italiano. Quindi diciamo, è una modalità alternativa all'andare in banca, assolutamente guidata da quello che è il mondo della tecnologia, quindi del rating, del credit scoring, del come il sistema ci vede. E quindi anche qui dobbiamo essere molto consapevoli, no, di che tipo di linguaggio, che tipo di regole questo sistema, diciamo, ha come regole di ingaggio. Bene, purtroppo il tempo è tiranno, quindi dobbiamo procedere con un po' di velocità. Ho citato prima la SWOT. Che cos'è una SWOT? Abbiamo detto per andare in banca andiamo a guardare le banche dati, no? Vediamo come gli altri ci vedono, cerchiamo di capire cosa dice la centrale rischi Banca d'Italia, qual è il modo in cui le società di rating ci vedono. Prepariamo una SWOT. Allora, una SWOT non è altro che un quadrante dove io ho in qualche modo rapportato degli esempi. Quadrante è con uno sguardo sull'interno, la riga superiore, punti di forza e debolezza, quindi punti verso l'interno, oppure con uno sguardo verso l'esterno, sono opportunità e minacce. Io qui ho portato degli esempi. Quindi un accesso esclusivo alle risorse naturali, il fatto di avere dei brevetti, avere dei prodotti innovativi, un brand forte, sono dei punti di forza. Avere dei processi consolidati e procedure di qualità è un punto di forza. Una posizione storica nel business, avere del know-how, quindi avere anche persone che sanno lavorare, è un vantaggio competitivo, è un punto di forza. Dall'altra parte, per esempio, una reputazione rovinata è una debolezza, no? Avere dei beni qualitativamente non eccellenti è un punto di debolezza. Il fatto di avere accesso a certi tipi di canali è un punto di debolezza. Questo guardando il nostro interno, guardando all'esterno, mercato. Opportunità derivano dal mercato. Facciamo un esempio.
le imprese dell'edilizia si troveranno oggi un'opportunità, devono decidere se conviene coglierla o meno, del superbonus al 110%, un'opportunità che deriva dall'esterno. Si apre un nuovo mercato, nuove regolamentazioni. Dall'altra parte ci sono minacce, quindi potrebbero esserci dei concorrenti che sono interessati ad andare a erogare gli nostri stessi servizi o produrre i nostri prodotti, per esempio, a un prezzo minore o con un livello di qualità superiore. Nuove regolamentazioni che vanno in qualche modo a bloccare alcune nostre operatività. Ecco, la SWOT è semplicemente questo, è un quadrante dove noi andiamo a scrivere dei punti. Però nel fare questo andiamo a capire meglio quali sono i nostri punti di forza, e su questi noi dobbiamo puntare, su quali sono le debolezze sulle quali dobbiamo invece lavorare o andare a mettere dei, diciamo, dei canali di protezione. Tutto questo è finalizzato a costruire un documento da rappresentare alla banca. È il famoso business plan per la banca. Anche qua noi dobbiamo andare a raccontare che cosa vogliamo fare, lo dobbiamo fare cercando di guardare noi stessi con l'ottica, con gli occhi con cui le banche ci guardano, ma dobbiamo dare dei contenuti. Un business plan fondamentalmente ha una funzione esterna, quindi comunicare e ottenere delle risorse. Comunicare che cosa? Il proprio business ha gente che in qualche modo vuole investire da noi, possono essere investitori, clienti, partner, e ottenere risorse. Dall'altra parte, se lo guardiamo visto dal punto di vista interno, ci impara, facendo questo tipo di esercizi come abbiamo fatto l'altra volta sul business model, a conoscere come noi lavoriamo, ma a metterlo nero su bianco, no? Se non siamo in grado di metterlo nero su bianco in maniera semplice, forse non l'abbiamo capito benissimo neanche noi. E sicuramente a cercare di ridurre i rischi che il nostro business in qualche modo porta con sé. Tutti i business portano dei rischi. Quindi tre punti, no? La nostra strategia, un documento e la misurazione del documento. I numeri sono fondamentali. Nelle slide, manca veramente poco, vi ho comunque lasciato alcuni esempi, no? Qual è il contenuto di un business plan? Allora, tre grandi blocchi. Executive summary, fondamentalmente l'introduzione, un riassunto, no? In cui io vado a dire qual è il contenuto del mio business plan e racconto un po' quali sono le mie idee, la mia strategia, no? Le mie ipotesi per fare business. Dall'altra parte poi c'è una parte descrittiva e una parte invece più principalmente numerica. Nella parte descrittiva spiego il progetto, descrivo qual è il contesto in cui il progetto si muove, quali sono i miei, qui c'è la SWOT principalmente. Quali sono i punti di forza, i punti di debolezza, quali sono i miei piani, chi sono le persone che sono con me come intendo finanziarmi. Ecco, anche qui un'azienda, un buon bilanciamento, per esempio, tra il canale bancario e la finanza agevolata è un altro punto di merito. E una parte seconda, dove fondamentalmente andiamo a raccontare con degli schemi, con dei numeri, come noi nel medio-lungo riusciamo a sostenere, a essere sostenibili, quindi a rimanere vivi in maniera profittevole nel medio-lungo periodo, e come riusciremo a restituire i denari che le persone o l'azienda di credito in qualche modo ci avrà dato. Più nel dettaglio, vi lascio anche uno schema di business plan, per esempio proposto da Borsa Italiana, con un orizzonte di guardiamo ieri e oggi, quindi che cosa abbiamo fatto, no? Le nostre strategie. Che cosa intendiamo fare? Quali sono le azioni che in qualche modo noi vogliamo andare a realizzare? Parliamo quindi di prodotti, portafoglio. Quali sono i numeri sui quali noi andiamo a puntare tutta la nostra strategia? Allora, ho corso soprattutto nell'ultima parte, però ci sono 5 minuti che io volevo lasciare per le domande. Vi ricordo che questo era l'ultimo dei, diciamo, degli appuntamenti collettivi, quindi per chi volesse gli incontri one-to-one su richiesta, sono prenotabili scrivendo una mail a europedirect@pordenone.it, indicando il tema, no, oggetto di interesse, mi interessa la finanza agevolata o voglio capire meglio questo aspetto, descrivendo anche chiaramente un pochino, ma veramente in sintesi, qual è il business dell'azienda. Io lascerei spazio a questo punto a eventuali domande.
Bene, grazie dottor Bacci. Direi che se ci sono delle domande, per esempio in chat è arrivata una domanda in questo momento. Qualche suggerimento prima di approcciarsi a chiedere un finanziamento, che è sempre un momento un po' così in cui si è un po' timorosi. C'è qualche suggerimento? Allora, tre verbi direi: pianificare, anticipare e ragionare con la banca come se fossi un partner, cioè sostanzialmente non andare all'ultimo momento con un problema che scotta. Perché se noi ci rivolgiamo alla banca all'ultimo momento, tendenzialmente potremo avere problemi a risolvere il nostro problema. Due, sicuramente ci costerà di più. Quindi, a fronte di progettualità, le progettualità anche noi le andiamo a cantierare per tempo. Nel momento in cui non abbiamo anche tutte le idee chiare, magari ragioniamo con la banca, cerchiamo di costruire insieme una soluzione. Costruendo insieme, la banca è più tranquilla, è più serena, si sente parte di un progetto e anche più ben disponibile nell'andare a, in qualche modo, ad accompagnarci. Ovviamente teniamo sempre presente quello che abbiamo visto, che la banca ha delle sue esigenze, è un'azienda, vuole guadagnare. Non vorrà guadagnare solo sul finanziamento, ma vuole guadagnare anche sul lavoro che noi andremo a riconoscere. Cioè fare un finanziamento per lasciarlo fermo lì non credo sia l'approccio migliore per farsi dare i denari, ma in qualche modo farli diventare parte di un progetto facendoli lavorare. Ecco, io direi anticipare, questa è la parola chiave, anticipare, quindi parlarne prima, parlarne per tempo, laddove possibile. Bene, ecco un'altra domanda nella chat. È meglio sondare due banche, anche se nuove per noi o con cui non abbiamo avuto delle interazioni, prima di chiedere un finanziamento? È meglio fare così un giro prima di decidere? Allora, anche qui a buon senso, sicuramente, come dicevo prima, la banca per vari motivi sta in qualche modo alle volte si avvicina a essere un fornitore, no? Come tanti altri. Quindi sicuramente guardare come si evolve il mercato è importante. Dall'altra parte mi verrebbe anche da dire che noi con la banca andiamo a stratificare tutta una serie di come dire, relazioni, conoscenze, quindi siamo persone, imprese affidabili. Costruire queste relazioni occupa tempo, fatica, risorse. Allora, cambiare come sempre costa fatica, ha un senso se veramente noi ci troviamo in un momento di, per esempio, la banca dove noi operiamo non è in grado di accompagnarci perché, che ne so, noi lavoriamo tutto con l'estero e abbiamo una banca a stretto regime locale che non ci offre questi servizi, allora ha un senso. Quindi va bilanciato, ecco, qui non c'è una risposta giusta e una sbagliata, dico solo di bilanciare con estrema attenzione il tempo e le nostre risorse nell'andare a scavare nuove opportunità, che però è proprio un'attività a sé stante, rispetto anche a consolidare tutta una serie di informazioni e di conoscenza che noi abbiamo con la nostra banca attuale, perché la nostra banca attuale ci conosce, vede come noi lavoriamo, vede i movimenti, cioè guardare i movimenti del conto corrente per una persona esperta significa capire come uno lavora, perché uno vede se l'azienda paga le tasse, paga i contributi, paga gli stipendi, cioè un'analisi di un conto corrente è un qualcosa di assolutamente fondamentale. Oh, io non so, credo di aver risposto in maniera, spero, soddisfacente. Pronto? Adriano? Sì, io ti sento. Sì, scusate, ma qui a Trieste si è scatenato il finimondo, c'è una tempesta di pioggia e vento e forse fate fatica a sentirmi. Giusto in confusione dell'intervento. Mi pare che non ci siano altre domande nella chat al momento, ancora qualche minuto per eventuali domande, ma ne avrei io una per Sì. te.
Visto che la gestione ormai dei rapporti con la banca si è spostata un po' dalla classica persona di riferimento, mi domandavo se ci fosse necessità di scegliere forse una banca che avesse una gestione telematica più avanzata o più, come dire, più evoluta rispetto ad altre banche con minore come dire, con minore diciamo Digitalizzazione? tecnologia, sì. Ma io diciamo che per mia esperienza ormai gran parte delle banche perché comunque questo è stato ormai il trend degli ultimi anni, investito moltissimo in tecnologie e anche banche apparentemente più piccole si rivolgono a dei fornitori di servizi tecnologici di grande portata, cioè le banche fanno economia di scala ed è uno dei motivi per cui anche oggi le banche hanno interesse a erogare servizi perché più servizi erogano, più in qualche modo vanno anche loro a coprire gli investimenti che hanno fatto in tecnologia. Direi che ormai anche le piccole banche sono tecnologicamente dotate di sistemi di scoring, di credit, di merito di credito. Quindi forse solo su alcune particolari operazioni, per esempio chi lavora moltissimo con l'estero, una valutazione sulla rete, per esempio la presenza capillare della propria banca nei mercati di riferimento, può essere un ragionamento da fare. Per il resto, credo che per un'operatività di una piccola e media impresa, il livello tecnologico ormai del nostro sistema bancario sia abbastanza allineato. Bene, vediamo ancora un attimo se c'è qualche ulteriore domanda. No, non ne vedo. Bene, direi che possiamo chiudere qui la sessione. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Fattorei per l'introduzione e il dottor Alessandro Bacci per la sua dettagliata relazione. Ricordiamo nuovamente che è possibile prenotare degli incontri one to one con gli esperti, inviando una mail a Europe Direct del comune di Pordenone. Bene, grazie ancora a tutti e buona serata. Buona serata, grazie.